Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di qualcosa di fresco. In questa puntata parleremo di idee fresche estive per utilizzare il vino, accompagnato con la frutta o anche in altre modalità. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e di condividere questo e gli altri video del canale con tutti i vostri amici, conoscenti e colleghi di lavoro. Quali sono queste idee fresche di cui vi parlavo prima? Sono degli utilizzi del vino, diciamo in maniera un po' ingegnosa o di derivazione popolare, e che si sposano molto bene soprattutto con questi climi caldi che stiamo vivendo in questi giorni. Quindi il vino non solo come bevanda a sé, ma anche come ingrediente per altre preparazioni. La più classica e dal richiamo più estivo sicuramente è la sangria, la bevanda, o meglio diciamo il mangiabevi, chiamiamolo così, di derivazione spagnola, che include al suo interno frutta, spezie e appunto il vino. Molto tipico del periodo estivo, si presta molto perché si fa ben volere quando soprattutto è bello fresco di frigo. Si può fare sia con il vino rosso che con il vino bianco. Il vino bianco è una caratteristica tipica della Catalogna. In Catalogna si tende a fare con il vino bianco. Di norma invece per il vino rosso è meglio scegliere un vino abbastanza corposo. Vi consiglio i Grenache e i Cannonau Sardo, che si sposano molto bene con questa tipologia di appunto pietanza, o meglio di mangiabevi. Un similare prodotto italiano, specialmente della campagna dell'Italia del Sud, è la classica caraffa di pesche e vino, o meglio di percoche e vino. Anche questo è un mangiabevi tipico campano, soprattutto del periodo estivo, dove si utilizza una particolare specie di pesca che si chiama appunto percoca, che ha una caratteristica di gusto e di profumo molto intenso e che ha, diciamo, non proprio a ragione alcuni tendono a pensare che sia un incrocio fra una pesca e un'albicocca. No, è proprio una varietà sua di pesca molto utilizzata. Anche qui si usa sia il vino rosso che il vino bianco. Anche in questo caso vi consiglio un vino con una certa tannicità, soprattutto se le pesche o le percoche che utilizzate hanno un gusto molto dolce. Mi raccomando, fate attenzione alle percoche, perché se sono pesche abbastanza delicate, se vengono toccate oppure hanno dei colpi sulla buccia, molto probabilmente quelle zone potrebbero essere amare. Quindi attenzione quando le acquistate e quando le pelate per essere utilizzate all'interno appunto della brocca. La ricetta è molto semplice: si prendono i pezzi di percoche, si immergono nel vino e si mettono al fresco. Attenzione, perché appunto il contrasto con l'amaro potrebbe aumentare appunto il sentore amaro del vino stesso sulla base di quello che avete scelto. Quindi attenzione anche a quando le andate a pelare. Altro piatto, comunque altro abbinamento, diciamo così, culinario fresco che vi posso consigliare è sempre la frutta con il vino, ma in questo caso fatto al forno. Ma come ti ho detto, ma ci stai parlando di ricette fresche e parli di forno? Sì, perché per preparare questa frutta, che normalmente possono essere pere o pesche, d'inverno si usano anche le mele ad esempio, si mette queste frutta tagliata, immersa appunto in un contenitore, riempito con il vino, si mettono in forno e si fanno sostanzialmente cuocere, non troppo perché non devono perdere poi la loro consistenza, ma giusto il tempo che possano assorbire anche un pochino del vino, ed ecco che diventano, una volta raffreddate, degli ottimi accompagnamenti per il gelato. Quindi fate questa bella frutta al forno,
con questa bella palla di gelato e vedrete che avrete un dessert veramente squisito. Infine, parlando sempre di gelato, l'ultima idea che vi voglio dare è fare dei bellissimi e buonissimi ghiaccioli al vino. Bene, sì, si possono fare anche i ghiaccioli con il vino, ovviamente vanno abbinati a uno sciroppo, perché altrimenti diventerebbe abbastanza difficile farli scendere sotto la temperatura, perché avrebbe bisogno di il grado alcolico magari potrebbe non facilitare questo processo di congelamento. Quindi mettendo un pochino, un mix tra, non so, si possono fare sia bianchi con il prosecco oppure anche rossi, magari con un vino un po' più giovane, non usate dei vini strutturati per fare i ghiaccioli perché altrimenti risulterebbero un po' amari, mettendoli insieme con uno sciroppo, ecco che si possono creare questi simpatici ghiaccioli nei quali è anche possibile, perché no, inserire anche qui della frutta fresca tagliata a pezzi, quindi creare questi, diciamo, ghiaccioli particolari con appunto l'aggiunta di frutta. Un'idea fresca in più per consumare il vino anche d'estate. Di tutte queste ricette o questi piatti che vi ho parlato, vi lascerò dei link sotto in descrizione presi da alcuni siti, in modo che se volete potete appunto provarli e dirmi se vi sono piaciuti. Bene, per oggi il nostro video termina qui. Mi raccomando, se vi sono piaciuti i piatti e le ricette che vi ho presentato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, oppure se avete una domanda o qualche consiglio da chiedermi, l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione. Vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.